Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi ci troviamo in una nuova guida riguardante praticamente la parte iniziale per ogni player di World of Warcraft. Non vi starò qui a spiegare ovviamente come si va a creare un account, basterà andare sul sito di Battle.net e crearsi un account normalissimo per poi andare a scaricarsi World of Warcraft e andare a ritrovarsi in questa schermata dove mi trovo io ora. Una volta inserite le vostre credenziali, tramite una brevissima attesa vi troverete all'interno del vostro account. Per quanto riguarda la scelta del server, nel nostro caso che siamo italiani, avrete a disposizione due server, o Nemesis, quello dove mi trovo io, o Pozzo dell'Eternità, che è un server prettamente PvE. Quindi nel mio caso andrò a creare un server sul mio caro Nemesis e una volta che avrete cliccato su questa barra qua in cui c'è scritto creare un nuovo personaggio, perché ho WoW in inglese ma è comunque la posizione rimane uguale, andrete a cliccare qui e se sarete in possesso di tutte le espansioni avrete a disposizione diverse classi e diverse razze di cui ho già fatto un video su come sceglierle magari a seconda dei propri gusti. Noi ci andremo a creare un rogue totalmente a caso, qui ovviamente avrete tutta la parte della personalizzazione con il colore dei capelli e il colore della barba, baffi eccetera, il colore della pelle. Scelto il vostro nome andrete a creare il vostro personaggio e loggare all'interno del mondo di World of Warcraft. Per quanto riguarda il mondo degli umani verrete catapultati in questo mondo che praticamente si trova nel Wind Forest, in special modo a Northshire, qua nella parte alta del territorio. Andiamo subito a analizzare, diciamo, l'interfaccia che vi si propone davanti. Allora, in questa parte qua vi troverete la chat, in cui avrete diversi, diciamo, bottoni. Il più importante sarà questo, cioè il sociale, in cui potrete aggiungere, man mano che conoscerete persone nel gioco, degli amici. Potrete metterli anche in ignore, cioè che loro non saranno più, non vedrete più cosa loro scrivono a voi. In questa parte qua, nell'U, vi basterà scrivere per esempio, non so, Stormwind e vedere effettivamente quante persone si trovano a Stormwind. Questo potete farlo anche con una persona che sapete che si chiama Tizio. Scriverete Tizio e vedrete se Tizio sarà online. Questa chat è la voice chat che praticamente non viene più utilizzata. Raid, se siete nuovi è ancora una cosa che non vi riguarda, ma quando in un futuro sarete a un livello più alto e tramite una cilda o tramite looking for group farete dei raid, qui ci sarà tutto l'elenco dei personaggi che sono all'interno del vostro gruppo. Allora, in alto a destra vi troverete la mappa con l'orario sotto che potete impostare addirittura con una specie di sveglia. Potete zoomare sulla vostra mappa a seconda delle vostre preferenze, quindi se dovete trovare per esempio un NPC che non riuscite a trovarlo, vi basterà zoomare un po' di più per avere una posizione più precisa. Passiamo ora alla parte sotto in cui vi troverete tutta questa barra. Allora, un consiglio che vi posso dare immediatamente io è di andare su questo punto interrogativo rosso, che sarebbe il menu. Andarci a cliccare e vi troverete davanti tutte queste cose. Allora, nel primo slot potete trovare aiuto, in cui troverete praticamente tutte delle piccole possibilità di scelte, di contattare anche un GM aprendo un ticket, cioè scrivendo effettivamente un GM, cliccando qua. Voi andrete a selezionare, comunque è molto semplice da fare, andrete a selezionare tutte le vostre preferenze, scrivere qual è il vostro problema, aspettare che il GM vi risponda e poi parlare direttamente con lui. Nel caso in cui non sarete online vi arriverà una lettera sulla posta che andrete a raccogliere qua in questi mailbox e leggere effettivamente cosa ha da dirvi. Poi scorriamo più in basso, avremo lo shop in cui tramite soldi veri potrete andare a comprare il WoW token oppure delle mount o dei bet o... queste sono praticamente delle offerte virgolette momentanee in cui ci sono le nuove uscite. E qui avete i servizi in cui voi potrete andare semplicemente a comprare, che ne so, un boost per il livello 100, il cambio del nome, la razza, volete cambiare razza, volete cambiare magari, che ne so, degli aspetti sulle vostre facce, i tratti del viso, roba del genere. Poi andiamo in una parte molto importante, cioè la parte del sistema, in cui dovrete praticamente andare a spostare questo indicatore a seconda delle vostre,
diciamo, potenzialità sotto il punto di vista ovviamente di PC. Un consiglio che vi posso dare io è di andare a mettere le ombre, cioè le shadow qua, sempre molto basse, nonostante avete un PC molto potente. Cioè certo, se avete 2000 euro di computer, se avete le ombre messe a qualità altissima non cambia niente, però se avete un PC intermedio, anche se riuscite comunque a tenere una qualità alta come più o meno tengo io, le ombre sono molto molto pesanti se messe a una, diciamo, qualità molto alta. E nelle avanzate praticamente sono sempre impostazioni grafiche. Qui potete impostare la lingua, qui avrete la parte del suono, poi usciamo e andiamo nell'interfaccia. I comandi da poter mettere all'interno dell'interfaccia sono veramente molti. Ci vorrebbe un video solo stare a spiegare solo questi, quindi lascio a voi praticamente. Sono comunque molto semplici, vi basterà 5 minuti un attimo leggerli e il problema è già risolto. Ok, questa è una parte essenziale, cioè diciamo i bind del spell. Abituatevi subito fin dall'inizio a mettere i bind sulle spell. Magari farò un video molto più preciso riguardo ai bind sulle spell, ma praticamente si tratta di assegnare alle spell un determinato numero lettera. In quanto finché avete magari 3 spell potete anche andare a cliccarle, ma dopo quando ne avrete magari 15 sarà impossibile cliccarle, oppure se sarà, cioè è effettivamente possibile, ma avrete una lentezza unica che non andrà bene né in PvP né in PvE, nemmeno lontanamente. Poi abbiamo il tasto delle macro. Le macro praticamente sono dei tasti. Le macro sono praticamente delle spell che voi andrete a creare, che vi possono permettere di compiere due o più azioni insieme. Poi avete il settore degli add-on, in cui andrete a vedere tutti gli add-on che potrete installare, che vanno a modificare la vostra interfaccia o il vostro proprio metodo di gioco. Avrete il logout e l'exit game. Poi qua in basso a destra avrete la vostra bag, che ovviamente come potete vedere potete aggiungere altre 4 bag di dimensioni variabili. Questa è la vostra hearthstone che viene data subito. La vostra hearthstone praticamente quando andate a cliccare col tasto destro inizierà a castare questa, diciamo, onda energetica verde. E alla fine di questo caricamento verrete trasportati al vostro innkeeper. L'innkeeper sarebbe una specie di tizio con la quale parlate e impostate la vostra hearthstone su questo tizio. Quindi che ne so, adesso ovviamente ce l'avete nel punto iniziale da dove avete cominciato la vostra avventura, ma potete metterla tranquillamente in miliardi di altri posti. Mi sono scordato di dire che gli innkeeper si trovano principalmente all'interno delle taverne oppure all'interno delle città. Cliccando sopra questa testa vi troverete davanti tutto il vostro inventario con le vostre statistiche qui sulla destra, che sono state molto molto semplificate con Legion. Prima ce n'erano molte di più. Qui avrete i vostri titoli e qui avrete il vostro Equip Manager, in cui praticamente potete andare a chiamare un set cazzo, e al vostro cazzo adesso praticamente corrisponderà questo bestiario. Qua sotto avete le vostre reputazioni con le varie fazioni. Qui avete di fianco alla vostra character info, trovate il vostro libro delle spell. Ovviamente come potete vedere sotto ogni spell c'è scritta il livello alla quale prenderete quella determinata spell. Come potete vedere 22, 22, 24, 25. In modo che potete farvi un'idea di quanto manchi per andare a prendere una spell che vi piace. E qua ci sono anche quelle delle altre spec. Qui, che non mi fa cliccare ancora, ci sono i vostri talenti che raggiungerete a livello 10. E sarete voi quindi dopo magari tramite varie guide anche su internet a vedere quali sono i vostri preferiti o i vostri magari talenti più giusti. Di fianco avete la parte di achievement, che sono praticamente delle sfide che voi potete fare. Sono veramente di una quantità infinita e ovviamente variano da tutte le tipologie di campi. Abbiamo le professioni, reputazioni, PvP, PvE, quest generali, esplorazione. E ogni danno, che potete vedere, danno dei reward, non è che sono solo delle cagatine. Danno dei reward che possono essere titoli oppure mount soprattutto. Qua di fianco avrete il vostro quest log. Adesso non ne ho nemmeno una, ma prendiamo momentaneamente questa, che è la prima che vi dà. La accettate e voi adesso andate qua e nel vostro quest log compare, come potete vedere. Qui ora avete un solo territorio, ma dopo, più avanti, sicuramente ne avrete molte di più, che sono divise ovviamente in base alla posizione nella quale devono essere svolte. È molto facile quest'area ormai, in quanto vengono indicate tutte le aree dove devono essere eseguite, cosa dovete uccidere oppure quali questi item dovete utilizzare o dovete raccogliere. Qua trovate la vostra parte sulla cilda. In questo caso, io che non la ho, potete direttamente cercare voi una cilda in base alle vostre, diciamo, possibilità, andando semplicemente a mettere le vostre caratteristiche, me le metto in commento, e andare a cercare la vostra cilda. Cliccare, non so, su questa e request, fate la vostra richiesta,
la mandate e il gioco è fatto. Qua trovate il vostro group finder. Qua trovate il vostro group finder, che è molto molto semplice da far vedere. Cioè, vi faccio vedere al volo su un altro piccolo org che ho già creato in passato come sono i talenti, come sono, diciamo, strutturati i talenti. Allora, qua avrete la vostra specializzazione, che andate a scegliere appunto a livello 10, a seconda delle vostre caratteristiche, cosa vi piace giocare, eccetera. A seconda della specializzazione ovviamente vi verrà dato un determinato spellbook diverso. Quindi, per esempio, per Assassination avrete determinate spell, per Fuorilegge avrete quest'altra tipologia di spell, e per Subtly avrete un'altra tipologia di spell. Nella parte destra troverete quindi i vostri talenti, che sono, come potete vedere, 13, 30, 45, 60, 85. E ad ogni livello troverete dei talenti diversi, e starà a voi vedere quali sono i talenti migliori, oppure semplicemente seguire delle guide e adattarvi a queste. Ah, qui ho anche una shield, quindi come potete vedere andando a cliccare nella parte della shield vi troverete questi vari pulsantini qua sotto. Qui troverete le news della shield, quindi magari se il GM scrive qualcosa di particolare. Qui troverete la lista dei membri della shield, quindi nel nostro caso non c'è un cazzo di nessuno. I perks sono praticamente dei bonus che vengono dati con la shield. I reward sono lo stesso delle cose che vanno in base alla reputazione, quindi più la reputazione con la shield sarà alta e più avrete la possibilità di comprare determinate cose, ovviamente al costo di gold. E qui troverete delle info della gilda, che sono per esempio delle cose che scrivono di media CM. Nei looking for group, cioè questo occhietto verde qua sotto, vi troverete davanti questa schermata. Allora, quello che riguarda voi dal 15 in poi sarà questo tasto qua, Dungeon Finder. Vi basterà cliccare qua nelle vostre specializzazioni e andare a cercare Random Classic Dungeon e fare semplicemente Find Group. Vi apparirà questa scritta e qua inizierà praticamente una coda che verrà aggiornata ogni tot. Come potete vedere, adesso è scritto che devo aspettare 7 minuti. I pre-made groups qua in basso riguardano magari delle quest che sono molto difficili, allora ci sono persone che si mettono in fila ad aspettare per delle altre persone che stanno facendo la vostra quest molto difficile, quindi potete fare, diciamo, una specie di gruppo per andare a ammazzare un ipotetico boss. Qua avrete la parte del PvP in cui potrete andare a joinare un BG, che io non vi consiglio sinceramente a livelli molto bassi, perché se siete nuovi non avrete un equipaggiamento molto alto e di conseguenza rischierete di prendere schiaffi a destra e a sinistra e non sarà per niente divertente. Allora, continuiamo il nostro tour delle spell e della interfaccia con questo nuovo rogue. Di fianco al looking for group troverete le mount, che ovviamente se siete nuovi questo, diciamo, questo settore qua sarà molto vuoto, anzi non ci sarà praticamente nulla, però potrete vedere tutte le altre mount che esistono e fomentarvi come non mai e sbrigarvi a livellare per andarle praticamente a raccogliere tutte. Qua troverete i pet, che sono un po' più facili da collezionare rispetto alle mount, tranne alcuni che sono veramente molto molto rari. Qua avrete tutti i vostri giocattoli, che si sono raggruppati finalmente in un'unica categoria. Qua avrete gli heirlooms, che gli heirlooms praticamente sono degli equip fatti apposta per livellare. Infatti, come potete vedere, dà un bonus per l'esperienza. Ogni pezzo dà un bonus per l'esperienza, tranne le armi e i trinket, e mi sembra anche il neck. E qua una nuova entry di Legion, praticamente potete vedere tutte le possibili scelte che avete per un determinato settore di equip. Quindi qua in alto potete vedere come ci sono tutti gli slot della vostra equip e vedere quante possibilità di scelta ci sono nel mondo di World of Warcraft. Qua di fianco alle mount avrete la guida di avventura, in cui allora nella parte sinistra potete vedere qual è il vostro territorio migliore per andare a acquistare, perché questo slot qua varia in base al vostro livello. Quindi per esempio questo territorio per me sarebbe ottimale, perché le quest sono perfette per il mio livello. Lo stesso discorso vale per le instance qua, in cui potete vedere da admins io posso andare a cliccare qua join group e mi manda direttamente il looking for group. Qua potete vedere tutti i vari dungeon raid. Se voi andate a cliccare su un dungeon vi apparirà qua a sinistra tutto l'elenco dei boss con i relativi loot e le relative strategie e spell del boss. Come potete vedere qua a destra ho diverse quest, in cui per esempio adesso prendiamo quella che ho io in questo momento. Come potete vedere in basso a destra qua
avete scritto sotto che dovete effettivamente uccidere questi tizi. Per questo, come vi dicevo prima, quest'area è diventata molto semplice, perché ormai World of Warcraft vi guida moltissimo sotto questo punto di vista, e è difficile avere problemi nel quest'area. Comunque il consiglio che vi do io per livellare è di arrivare fino al 15 questando, e poi di farmare instance a manetta, perché è il modo più veloce di salire. Ovviamente a seconda della vostra specializzazione, quindi se voi siete un DPS come me, avrete dei problemi a trovare parti, perché ci vorrà semplicemente un po' più tempo, non che non lo trovate, però lo trovate, ma ci mettete 10 minuti, al contrario invece di un tank che ci mette 4 nanosecondi. Aprendo la mappa, quando avete delle quest, come potete vedere, le potete andare a cliccare e la vostra, diciamo, mappa qua in alto a destra cambierà a sua volta a seconda della quest che avete selezionato. Per quanto riguarda tutto il discorso degli add-on che possono andare a modificare tutta l'interfaccia, ce ne sono veramente tantissime. Potete vedere, io ho cambiato la mia interfaccia con Bartender, che è un add-on che fa spostare le action bar come volete voi. Io, perché ormai mi sono abituato con questa cosa e la utilizzo su tutti i personaggi, ma ce ne sono veramente moltissimi. Comunque ragazzi, spero che questo video sia stato molto esplicativo, che sia riuscito a non dilungarmi troppo. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre. Ciao a tutti ragazzi.